FT Online, avvio al rialzo per le principali borse europee. In questo momento abbiamo un indice DAX che cresce dello 0,68%, FTSE MIB invece in crescita dello 0,6%. Stabile l'euro-dollaro che si trova in area 1,3050 e da tre sedute ormai viaggia all'interno di una fascia laterale compresa tra gli 1,3010 e 1,3120 dollari per euro. Fino a che ci manterremo all'interno di questo intervallo, non verranno inviati segnali significativi. Al di sopra invece della resistenza di 1,3120 sarà possibile vedere la ripresa del trend rialzista che abbiamo visto dai minimi del 9 di luglio, con obiettivi fino a 1,34 almeno. Quindi euro-dollaro da seguire principalmente per quello che riguarda il contatto con le eventuali resistenze. Nel corso della seduta di oggi non si attendono dati macro particolarmente significativi, quindi saremo caratterizzati da movimenti principalmente tecnici. I temi di maggiore interesse riguardano il mercato domestico. Abbiamo un indice FTSE MIB che ha testato delle resistenze significative e poi due titoli Fiat e Mediaset che già impostati positivamente hanno ricevuto oggi la promozione di alcuni broker. Dicevamo dei dati macro, per quello che riguarda la Cina è uscito questa mattina il dato sul PIL del secondo trimestre, si è confermato come previsto al 7,5%, quindi un lieve rallentamento dal 7,7% precedente, principalmente a causa della debolezza dell'export che riflette la congiuntura globale. Per quello che riguarda invece i dati macro provenienti dagli Stati Uniti, abbiamo l'indice Empire State Fed della Fed di New York relativo al mese di luglio, che potrà fornire delle indicazioni su quelle che sono l'andamento dell'economia USA. Dicevamo dei titoli del mercato domestico, per quello che riguarda Fiat, Mediobanca Securities ha portato il target price a 6,30 euro, confermando la raccomandazione neutral, e invece UBS si è confermata positiva con un buy su Mediaset e ha alzato il target price a 3,60 euro dai 2,40 euro precedenti. Veniamo ora allo studio grafico degli strumenti che abbiamo segnalato. Nel caso dell'indice FTSE MIB si nota il contatto avvenuto settimana scorsa con la resistenza offerta dal 38,2% di ritracciamento del ribasso dai massimi del 17 maggio fino ai minimi del 24 di giugno, resistenza che per il momento si è dimostrata capace di contenere le spinte rialziste. Il fatto che le quotazioni nella giornata di venerdì siano scese fino a 15.400 circa, portandosi al di sotto dei massimi di fine giugno, che erano posizionati intorno ai 15.500 punti, costringe a considerare come probabilmente solo correttivo il movimento di rialzo che abbiamo visto dai minimi di giugno. Se i prezzi dovessero scendere al di sotto anche dei 15.300 punti, ci sarebbe un rischio elevato di vedere tornare le quotazioni almeno in area 14,9, se non addirittura 14,7, dove si colloca la base del canale ribassista che parte dai massimi di fine gennaio. Solo la rottura dei 16.000 punti sarebbe invece un segnale positivo per l'indice, che in quel caso potrebbe puntare al test di area 16.003, dove si colloca il livello di ritracciamento successivo nella scala di Fibonacci. Tenendo presente il quadro generale, quindi che potrebbe non essere particolarmente positivo per la borsa domestica, dobbiamo però prendere atto del fatto che Mediaset e Fiat invece continuano a spingere al rialzo. Nel caso di Fiat abbiamo visto settimana scorsa il test in area 6 euro del 61,8% di ritracciamento del ribasso che c'è stato dai massimi del mese di giugno. Se le quotazioni andranno al di sopra di questi livelli sarà quindi probabile il ritorno proprio in area 6,50. Da notare che per quello che riguarda Fiat esiste questo evidente doppio minimo che i prezzi hanno confermato salendo al di sopra di area 5,62, che tra l'altro è il primo livello di supporto a questo punto in caso di flessioni, e supportati dalla presenza di questa figura rialzista, quindi è molto probabile che appunto le quotazioni riescano a superare i 6 euro. Se invece dovessero scendere nuovamente al di sotto di area 5,60-5,62, ci sarebbe il rischio di vedere ricoprire il gap rialzista che i prezzi hanno lasciato il 4 di luglio con una base a 5,32 euro. Veniamo ora a Mediaset. Nella seduta di oggi,
è stato inviato un segnale rialzista importante. Infatti, se notiamo, le quotazioni in tutte le sedute della settimana scorsa si erano sempre scontrate con la resistenza di 3,25 euro, che corrisponde, allarghiamo un attimo l'orizzonte temporale, che corrisponde al 38,2% di ritracciamento del ribasso dai massimi che il titolo aveva toccato nell'aprile del 2010. Il superamento di questa resistenza diventa quindi un segnale positivo che potrebbe permettere al titolo di salire fino a 3,90 euro, che sono il 50% di ritracciamento dello stesso ribasso che abbiamo visto prima. C'è questa resistenza intermedia a 3,60 euro, che viene offerta dalla linea di tendenza che scende dai massimi del 2006. Da notare che anche se abbiamo segnalato l'invio di questo segnale positivo, c'è una situazione di ipercomprato già conclamata sugli indicatori tecnici. Nel caso dell'RSI a 14 sedute siamo ad esempio al 73%, e esiste quindi il rischio che prima di vedere salire i prezzi eventualmente verso i target che abbiamo indicato 3,90, si possono verificare delle flessioni. Fino a che ci manterremo al di sopra dei 3,20 euro, comunque rimarremo dell'idea che si può accumulare sui ribassi. Al di sotto di quel livello, invece, rischio di una correzione più ampia con target anche fino a 2,80 euro. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo buona giornata.